Dunque, quindi, tornando a noi, il piano di protezione civile del rischio sismico è suddiviso in fascicoli. Quindi fascicoli di base, di individuazione dei rischi, degli scenari di rischio di danno, cioè quello che razionalmente ci possiamo attendere per quella tipologia di rischio, il piano di emergenza vero e proprio con la struttura, l'organizzazione del corpo e il modello di intervento, il piano di informazione alla popolazione e delle brochure che poi vedremo, immagino che poi verranno in futuro diffuse alla popolazione, sono delle brochure dedicate sia agli adulti che ai ragazzini, e con allegate anche delle tavole e delle mappe pocket che possono essere utili anche per chi agisce in emergenza, perché piuttosto che andare in giro con delle tavole molto grandi ha poi delle tavole in formato a 3, un doppio foglio a 4 da aprire, e lì ci sono tutte una serie di informazioni che poi vediamo. E appunto queste sono delle slide che avevo preparato per la CLE e la microzonazione, le salto perché altrimenti ho paura di dare un po' troppo lunga. Nella struttura del piano seconda fase invece abbiamo cercato di raccordare tutti i piani che in bozza il comune già in parte aveva, e quindi sono stati fatti dei fascicoli per ognuno dei rischi, come ricordava prima l'assessore Marchese. I numeri del piano di emergenza, sostanzialmente abbiamo, come abbiamo visto, un corpo formato da 2 unità specifiche e da 13 funzioni di supporto, 15 aree di attesa, poi vedremo, le aree di attesa sono quelle dove la popolazione deve recarsi in caso di emergenza, non sono quelle dove si fermerà per molto tempo la popolazione, però soltanto per il tempo necessario a verificare se può ritornare in casa. Poi ci sono le aree di emergenza, che sono invece quelle dedicate allo stazionamento delle persone per più tempo, e tra queste 11 aree di emergenza che poi vedete elencate ci sono anche delle aree di ammassamento mezzi e soccorsi, fondamentali perché sono le aree che poi vengono impegnate da chi viene dall'esterno per dare supporto alla popolazione. Quindi le aree di attesa sono elencate, sono 15 qui a sinistra, dopo le vediamo nella cartografia. Le aree e strutture di emergenza sono quelle a destra, quelle in arancio sono di ricovero interno, mentre esterno, mentre le altre sono di ricovero interno. Poi ci sono appunto le aree di ammassamento, il parcheggio stazione Castelferretti e lo stadio Fioretti. Tutti questo elenco di aree li troviamo poi, come dicevamo, in cartografie di questo tipo. Questa è una cartografia più dedicata per esempio al cittadino, perché ci sono le aree d'attesa. Le aree d'attesa che saranno poi, so che il comune si è già attivato per acquistare dei pannelli realizzati appositamente per l'indicazione dell'area d'attesa, e questo è fondamentale perché il cittadino lo vede sulla carta, ma poi magari quando gira per la sua città riconosce già il luogo dove deve recarsi, e questo è molto importante anche già avere il cartello, la cartellonistica. Le aree d'attesa sono 15, sono collegate da percorsi di connessione individuati già nell'analisi della condizione di internet dell'emergenza, sono quei percorsi dove ci sono livelli di interferenza minimi degli edifici, per esempio in caso di sisma. E poi ci sono le infrastrutture di accessibilità, sono quelle in arancio, che sono delle infrastrutture che consentono ai soccorsi di arrivare dall'esterno. Qua invece abbiamo una cartografia, sempre questa è stata realizzata in formato pocket, quindi in A3, dove troviamo sia le aree di attesa ma anche le aree di accoglienza e ricovero della popolazione, sia interne che esterne, sia le aree di ammassamento, il COC e diciamo, i percorsi prioritari. Quelli sono percorsi prioritari, non significa che uno non possa utilizzare altri percorsi. Cioè sempre facoltà dell'amministrazione, se magari uno di questi percorsi diventa inutilizzabile, può sempre individuarne un altro, addirittura in emergenza vuol dire non c'è problema neanche se ci sono servizi unici o meno, cioè vuol dire si fa una viabilità alternativa per rispondere effettivamente all'emergenza che si presenta, per questo insomma dicevamo che il piano è dinamico. Quindi anche questa mappa è importantissima per la popolazione, perché di là, in quella che abbiamo visto prima, vede le aree di attesa, dove si deve rivolgere per un
per un primo supporto, e poi il teatro, dove invece se l'emergenza è seria, magari la popolazione potrà stazionare un pochino più a lungo. Per quanto riguarda il piano del rischio idrogeologico, abbiamo individuato alcuni punti di monitoraggio del livello idrometrico. Questo è fondamentale perché insieme ai vigili, insomma, parlando di vigili, abbiamo fatto anche l'ingegner Capannelli dei sopralluoghi, in questo ci ha aiutato anche l'ingegnere Arabi, che non è più dipendente dell'amministrazione comunale di Falconara, ma ha lavorato moltissimo su questo aspetto. Aveva una conoscenza del territorio tale che sapeva esattamente quali erano i punti da tenere sotto controllo, e in quei punti abbiamo previsto di collocare appunto degli idrometri in maniera tale che ci siano, c'è un controllo a vista, che quello insomma può essere sempre fatto, però un controllo più di dettaglio, cioè come dire quantitativo, in maniera tale che possiamo avvertire, a parte che insomma nel caso di rischio meteorologico abbiamo comunque dei bollettini, però questa rete è molto importante, e anche questi punti, quando verranno attrezzati, saranno indicati con dei cartelli appunto appositamente dedicati. Le brochure, allora, nella campagna di informazione alla popolazione, perché è di questo che stiamo parlando un po' oggi, di avviare questo percorso, accanto a quelle tavole in formato pocket abbiamo lavorato insieme alla DFB Concept, che è una società di comunicazione delle brochure. Questa è la brochure per il terremoto, e Terremoto in ogni casco è, diciamo, lo slogan che abbiamo individuato con loro, ed è un formato pieghevole, quindi questa è la copertina e l'altra poi è il copertino. Qui abbiamo ovviamente un vademecum di comportamenti da adottare per non farsi cogliere impreparati. Ora, è bene che magari vengano consegnate alla popolazione, però ci possono essere anche degli incontri in cui si specificano meglio magari quali sono i comportamenti da adottare. Come vedete ci sono delle particolari attenzioni, gli anziani, i disabili, gli studenti, quindi per ognuna di queste categorie è stata individuata una modalità con cui aiutare queste persone che sono più fragili di chi invece può muoversi in autonomia. E all'interno appunto abbiamo l'informazione prima di tutto, il comune ha attivato un sistema di messaggistica WhatsApp con cui manderà insomma delle informazioni anche riguardo all'emergenza, ci sono già dei diffusori sonori in varie parti del comune Falconara, si possono implementare, quindi diciamo che ci muoviamo su canali di informazione differenziati, perché se uno di questi va giù per qualche motivo c'è l'altro. Per esempio l'ingegnere Olivanti diceva che c'è una convenzione con alcuni emittenti per cui alcuni messaggi registrati possono essere diffusi anche tramite radio. Non è da sottovalutare questo, perché in emergenza poi i nostri smartphone non sempre funzionano. Questa è la stessa, diciamo, tematica, la stessa tematica praticamente del terremoto, però affrontata dal punto di vista dei bambini. Ecco, se la terra trema, noi no. Questo è, diciamo, il titolo della campagna informativa, ed è una piccola guida per le scuole, e quindi immagino che questa possa essere diffusa anche tramite i dirigenti scolastici delle scuole, magari dove sono, ecco, ci sono ragazzini più piccoli, e anche qui con delle immagini più adatte, insomma, si indicano quali sono i comportamenti da tenere in emergenza. Per quanto riguarda la campagna invece sul rischio idrogeologico, appunto la campagna è denominata Piove, senti come piove, e ci sono sostanzialmente anche qui delle indicazioni su come comportarsi in emergenza, e la stessa cosa abbiamo fatto insomma per la versione under, cioè per la versione insomma per le ragazze. Ovviamente insomma quando piove devi andare in alto, quando ma ci sono delle modalità di comportamento che uno deve conoscere prima, perché se facciamo crescere anche i ragazzini con questa consapevolezza è fondamentale, può fare la differenza mettersi sotto il banco piuttosto che rimanere magari accanto a un armadio pesante, o peggio ancora andare sul terrazzo di casa, ecco, per esempio. Quindi diciamo che le linee guida per l'informazione e la formazione
hanno teso a far crescere questo fattore culturale, che è proprio il fattore che, oltre alla vulnerabilità, all'esposizione, ai rischi, però è un fattore importantissimo, che passa appunto per la conoscenza, che è quella appunto che stiamo svolgendo anche oggi qui, la consapevolezza che il nostro territorio ha dei rischi, come anche altri, specifici, l'investimento, cioè di dotare delle risorse anche a questo tipo di attività, come insomma sta facendo l'amministrazione, e poi la recovery, cioè il recupero, la resilienza, quella che il sindaco opportunamente prima chiamava resilienza. Se alla bontà del modello di intervento, una struttura di cocca adeguata, si abbina anche il coinvolgimento della popolazione, veramente possiamo riuscire a ottenere una capacità di recovery alta, cioè una resilienza elevata dell'intero sistema urbano, e questo è fondamentale. Per accrescere ciò è possibile fare varie attività, e quindi attività preliminari, come abbiamo fatto noi, insomma, gruppi di lavoro. Credo che anche chi apparteneva al gruppo di lavoro interno ha cresciuto comunque la propria consapevolezza in quegli incontri. Ho notato oggi anche gli amministratori avevano acquisito tante conoscenze importanti lavorando insieme, perché comunque lavorando in squadra ci si contagia un po' di cose positive, di cose negative, ma forse le cose positive valgono di più. Attività informative sia in punto preliminari che in itinere finali, come potrebbe essere appunto quella della presentazione del piano di emergenza che abbiamo fatto con il COC, incontri con la popolazione, addirittura anche con su specifici target, per esempio, si potrebbe impostare. Per le scuole oggi avrei adottato un linguaggio magari diverso che avendo la platea di utenti. Elaborazione di brochure informative, come abbiamo fatto, elaborazione del modello organizzativo per le esercitazioni. Io questo l'avevo anche indicato insieme ai colleghi del piano, perché una piccola esercitazione anche su un campione significativo di popolazione, dove tu ci metti un po' di persone sensibili con delle fragilità, dei ragazzini, delle persone adulte, insomma, ecco, comporre un campione significativo e fare l'esercitazione, perché da lì poi, come dicevamo, vengono dei feedback molto importanti per adeguare il piano, farlo crescere ancora di più. Abbiamo guardato anche un po' fuori casa nostra, forse con uno sguardo un po' troppo oltre, però guardare sempre, insomma, anche un po' oltre non fa mai male. E quindi volevamo far capire che questa esperienza che stiamo svolgendo è comunque anche un esperimento importante fatto a livello internazionale, cioè questa è una campagna Making Cities Resilient del UNISDR, che praticamente è un'organizzazione delle Nazioni Unite. Ha elaborato questa campagna ormai diverso tempo fa e hanno aderito tantissime città importanti per vedere se erano resilienti. Quanto sono resiliente? Allora, in base a cosa possono essere resilienti? Gli hanno sostanzialmente dato una sorta di patente. Allora, c'hai il piano emergenza? Sì, beh, sei abbastanza resiliente. Hai fatto una campagna di informazione alla popolazione? No, e allora è un aspetto negativo. Più avevi dei punti verdi sulla patente, più eri una città resiliente. Quindi diciamo che Falconara, nel nostro piccolo territorio, però sta facendo un'attività che si avvicina a questo esperimento fatto a livello internazionale, probabilmente dei punti li ha dati. A livello nazionale conosciamo, credo, tutti quanti la campagna Io non rischio. Adesso questa è la slide del 2016, ma stanno già formando il team per la campagna 2019, ci sono in corso in questi giorni alcune le selezioni per coloro che parteciperanno come formatori alla campagna Io non rischio. E all'interno di Io non rischio, se voi andate a vedere, ci sono tutta una serie di brochure anche qui perché questo meccanismo di attivare la consapevolezza c'è già a livello nazionale, noi dobbiamo, diciamo, contestualizzarlo nel nostro territorio. Da ultimo mi piaceva mettere questa immagine, un po' perché sono ingegnere, quindi
c'è una giornata internazionale per la protezione sismica su varie piazze delle Marche, una piazza era proprio Falconara, e quindi anche in questo caso Falconara si è aderito a questa attività che serviva per, io ero in particolare, qui c'era l'ingegnere Capannelli, l'ingegnere Giuliani, vedo dalle immagini, io ero in una piazza di Ancona, ma davvero passavano le persone, quindi di fermarle per chiedergli, ma sai se la tua casa è sicura, quanto è sicura, perché qui era ovviamente diamoci risposta in tema sismico, e le risposte erano, ma sì, è cemento armato, quindi le risposte di questo tema. C'è molto da lavorare anche lì, perché comunque non è detto, insomma, quindi abbiamo insomma compreso quello che dicevamo prima più volte, in realtà quattro fattori culturali, quello essenziale, quindi alla pericolosità, alla vulnerabilità, all'esposizione dei vari rischi, si deve aggiungere il fattore culturale, soprattutto, come vedete, una sorta di partnership tra cittadini, tecnici, le istituzioni per governare questi processi. Quindi credo di aver finito e mi piaceva concludere con questa frase che conoscete tutti, ma a me piace moltissimo, di Henry Ford: ritrovarsi insieme all'inizio, restare insieme al progresso, ma riuscire a lavorare insieme è sicuramente un successo. Grazie. Grazie De Munis per la puntuale esposizione. Io volevo dare, dopo farò i ringraziamenti, volevo dare alcuni messaggi. Il primo messaggio è consiglieri, come ha definito l'ingegnere De Munis, è un'esposizione detto dinamica, io l'ho detto provvisoria e non definitiva. Vabbè, comunque, come ho detto poc'anzi, perché era arrivato dopo, il primo messaggio è consiglieri, appena avremo una bozza più dinamica, la invieremo non solo ai consiglieri ma anche agli altri soggetti. State tranquilli, come ho detto, che dopo che avremo inviata ci saranno assemblee pubbliche, commissioni consigliari e chiaramente la conclusione è con un consiglio comunale ad hoc, vista l'importanza della materia. Io colgo l'occasione per ringraziare le autorità civili e militari che hanno partecipato, il gruppo di protezione civile, l'ANPAS e quant'altro. Grazie, buona serata. Le domande non sono... Allora, questa è un'esposizione, non ci sono domande perché avrete assemblee pubbliche e commissioni consigliari. Grazie, buonasera.